Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora stasera un altro video di recensione, fortunatamente ho intervallato questi video recensioni da quello precedente che era acquisti, altrimenti diventava abbastanza noioso come programmazione. Scusate questi capelli, ma ieri sono stata alle piscine termali di Contursi. Ovviamente quando sono tornata a casa avevo tutti i capelli disidratati, a me è saltata sul letto, si vede solo la codina. E ho fatto una maschera, ovviamente, quindi i capelli sono usciti lisci senza farli lisci e non li riesco bene a gestire. Comunque, stasera abbiamo da recensire prodotti per capelli, come leggete dal video, dal titolo del video. Parto dallo shampoo che sto usando in questo periodo, è questo boccidione della Splendor, è lo shampoo baby. Dolcemente delicato, capelli morbidi e vellutati. Questo boccione è da 75 ml, sono arrivata praticamente poco oltre la metà, ma c'è un altro 100 ml in un contenitore da trasporto che ho travasato per qualsiasi evenienza, tipo se devo fare lo shampoo in palestra, portarmelo fuori, qualsiasi cosa. Non mi sarei mai portato un coso del genere in palestra perché solo questo pesa quasi 1 kg, quindi no. Allora, vediamo praticamente dietro l'etichetta in trasparenza, cioè, ci sono le indicazioni. Allora, lo shampoo baby Splendor, pensato per i capelli dei piccoli ma ideale anche per gli adulti, deterge delicatamente e dolcemente i capelli lasciandoli morbidi, vellutati e luminosi. La sua formula arricchita da estratto naturale di camomilla non irrita gli occhi e permette lavaggi frequenti. Allora, questo shampoo ha un profumo molto delicato di camomilla, meno persistente rispetto al mio classico Schultz. Se volete sentire la recensione dello Schultz, shampoo Schultz, vi lascio giù nell'info box il link alla recensione. Normalmente con questo shampoo, anche durante i lavaggi frequenti, devo fare due insaponate perché alla prima non sento i capelli molto detersi, quindi hanno bisogno di un altro po' di prodotto per pulire a fondo il cuoio capelluto. Il risciacquo è molto semplice, lascia i capelli abbastanza profumati per i primi momenti dopo lo shampoo. Effettivamente i capelli li sento molto, molto morbidi, sembrano un po' capelli da bimba. Mi piace molto, mi sta piacendo molto. L'unica cosa che non mi piace è che c'era solo la confezione da 75 ml, che ho iniziato periodo di Natale o poco dopo le ferie di Natale, non mi ricordo, quindi probabilmente me lo porterò fino a Natale del 2017. Secondo prodotto di cui voglio parlare, sempre per la sezione capelli, è il colorista, quello Dirty Pink Hair. Praticamente quei balsami, maschere colorate. Questo dovrebbe durare due o tre fino a tre shampoo per capelli biondi, ombre o colpi di sole. L'ho preso, come ho detto, in Dirty Pink Air, quindi praticamente il rosa intenso. Vediamo un po' se c'è scritto qualcosa. È una colorazione temporanea, va via gradualmente shampoo dopo shampoo, colore pastello per capelli biondi schiariti o con colpi di sole, dura 2-3 lavaggi. Allora, io l'ho utilizzato due volte. Praticamente la prima volta ho fatto una serie di ciocchettine colorate su tutta la testa, così un po' sporadiche, me le sono fatte fare da mamma perché ovviamente dietro avevo un po' di difficoltà a vedere dove mettere bene il prodotto. E la seconda volta invece ho provato a fare, come fa notare anche qua che è possibile fare, ovviamente lo chatouche. Però io e mamma abbiamo un attimo esagerato, io le avevo detto: mamma, mi raccomando, solo la coda. Avevo lo chatouche che mi partiva da sopra all'orecchio, ma vabbè, non fa niente. L'effetto colore al primo lavaggio è bellissimo, il colore sulle mie ciocche, quelle un pochino più chiare, è un bel rosa intenso. Sulle ciocche un po' più scure l'effetto è più un rosso aranciato tendente a rosa. Sui miei capelli, per quanto ne dice mamma che è una
una cultrice dei prodotti di colorazione perché lei fa tinte da una vita, non è un capello che prende troppo il pigmento, quindi sul mio capello dopo il primo shampoo già schiariva tantissimo, dopo il secondo praticamente avevo solo dei riflessi rosso rosa, non più di tanto. La confezione non l'ho detto nemmeno, è da 80 ml, me ne è rimasto pochissimo, immagino che riuscirò a fare soltanto le punte. Sì, ho pensato di fare tutte le punte e magari qualche ciocca qui laterale vicino alla frangia, ma dopo che torno dalle ferie, perché ora che vado in ferie, vado praticamente al matrimonio di mio cugino e non vorrei andarci con i capelli rosa. In confezione si trovano anche due paia di guanti usa e getta. Le istruzioni, cioè il foglio delle istruzioni. Allora, un attimo solo. Ok, qua indica quali sono le possibilità. Praticamente tutti i capelli colorati, soltanto vabbè, lo chatouche oppure i colpi di sole. Allora, leggere, vediamo un attimo che dice qua. Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone in età inferiore ai 16 anni, anche se ho visto ragazzini utilizzarlo, comunque sorvoliamo. È necessario eseguire tutti i casi test di tolleranza di allerta, test di allerta allergia imperativamente 48 prima di ciascuna applicazione di questo prodotto. Le allergie possono manifestarsi in modo improvviso anche se avete già in precedenza usato prodotti di questa marca. I colorati per capelli possono causare gravi reazioni allergiche, vabbè, è normale. Non tingere i capelli, vabbè, se uno ha delle irritazioni. Qualche altra informazione? Allora, come da istruzione questo prodotto va utilizzato su capelli già lavati e dopo che ci si è fatto lo shampoo asciugare perfettamente e andare poi a creare l'effetto desiderato. Tenerlo in posa dicono 10-15 minuti. Io la prima volta quando ho fatto i colpi di, diciamo, le ciocchettine, l'ho tenuto in posa una decina di minuti e l'effetto non era molto strong. Invece quando ho fatto lo chatouche l'ho tenuto su quasi una mezz'ora. Non perché volessi tenerlo una mezz'ora, ma perché sinceramente me ne ero dimenticata. Stavo lavorando al computer, quindi me ne sono completamente dimenticata. Vi lascerò ora una serie di fotografie. Le prime sono quelle dei colpi di sole e le altre sono quelle dello chatouche, così per vedere l'effetto. Sono entrambe diciamo, il secondo giorno dopo l'applicazione, dove ovviamente non avevo fatto ancora lo shampoo, quindi si vede appieno il colore. Spero che queste recensioni vi siano state utili, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze e ciao ragazzi, in gamba!